paesi noti vincitori della 27ª edizione della Biennale dell'Umorismo di Tolentino, una classifica decretata con una consultazione via internet e 7.600 partecipanti. Da 27 anni l'occasione per ridere. Questo è la Biennale Internazionale dell'Umorismo di Tolentino. Opere esposte a Palazzo San Gallo con il tema O combatti, o scappi, o ridi. Vince Gümüş Müsa, artista turco, con l'opera Escape, la fuga, sintesi lieve ed ironica di chi su un bislacco aereo da fumetti si lascia alle spalle il mondo dei bombardamenti. A decidere la classifica, il voto della rete, criterio assai in voga di questi tempi. Solennizzato con il click telematico di 7.600 votanti sparsi in tutto il mondo, i click più remoti dall'Alaska e dalle isole Faroe. Al secondo posto l'italiano Tony Vedù, acquarellista veneto, con Una risata vi seppellirà. La falce della morte non intimidisce, anzi, invita allo sberleffo. Terzo posto, con qualche mugugno dei critici che avrebbero voluto una posizione ancora migliore, per Manuel Riz, artista trentino, precisamente di Canazei, in Val di Fassa, per questa composizione su cartoncino 80x70, La Conquista, fine riproposizione della nota foto dei Marines che conquistano la vetta del vulcano Suribachi a Jiwo Jima nel febbraio del 45. Ma la bandiera non è quella americana, è un clown ridente che sembra dire: solo le bestie di fronte al conflitto hanno due alternative secche, o combatti o muori. Gli esseri umani invece hanno una terza chance, ridere, proprio il tema di quest'anno per la Biennale di Tolentino.